Clamorosi accuse alla FIGC. Gravina ha messo in posti di comando persone adesso indagate dall'antimafia. Ascolta tutto il video per scoprire questa notizia. Sostieni il canale iscrivendoti e mettendo mi piace al video. Attiva la campanella per essere aggiornato per primo. È gratis. L'articolo de Il Fatto Quotidiano sottolinea i problemi di legalità all'interno della FIGC sotto la presidenza di Gabriele Gravina. Il caso di Maurizio Colonnese, fratello dell'ex difensore di Lazio e Inter, diventa emblematico. Nominato coordinatore per l'attività giovanile e scolastica in Basilicata, si scopre poi indagato in un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Potenza per legami con un'agenzia di scommesse associata alla criminalità organizzata. Matteo Trefoloni, figura centrale nel settore tecnico e già citato in passato nell'inchiesta di Calciopoli, è ora sotto accusa per aver presumibilmente influenzato l'esito di una partita di eccellenza toscana. Trefoloni, che avrebbe favorito la squadra sestese attraverso la designazione di un arbitro gradito, è stato in seguito confermato dall'AIA, nonostante le controversie, e promosso a un ruolo chiave nell'Open VAR di DAZN. Questi eventi gettano ombre sull'integrità della gestione calcistica in Italia, suggerendo una continuità con scandali passati come Calciopoli. Il giornale critica la FIGC per non aver preso le dovute distanze da figure così controverse e per averle invece confermate o promosse, malgrado le indagini e le accuse pendenti. L'articolo pone quindi interrogativi sulla reale efficienza e pulizia dell'ambiente calcistico italiano sotto la guida di Gravina.